La pandemia, la micro e macro criminalità e l'economia. Facciamo il punto della situazione quest'oggi con la comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, la dottoressa Assunta Arianna Siracusa. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, per noi è un piacere raccontare quello che è stata la nostra attività durante questo periodo e quella che è stata la vicinanza della Guardia di Finanza in generale e nello specifico della Compagnia di Sulmona alla popolazione. La vicinanza e l'attenzione che abbiamo avuto soprattutto per la salute dei più grandi ma anche dei più giovani in questo drammatico momento storico che è stato quello che ci ha afflitto ormai da quasi 2 anni dalla pandemia. Da Covid-19. Sono stati 2 anni difficili e speriamo, insomma, che queste riaperture siano soltanto l'inizio del recupero di una boccata di aria fresca, che è quella che poi questo territorio ha bisogno, ma è quella di cui ha bisogno tutto il paese. Sì, effettivamente vedremo poi quell'effetto delle riaperture. Come diceva lei, abbiamo bisogno di una boccata d'ossigeno. Certo, sappiamo che in un momento come questo alcuni fenomeni si possono acuire. Quindi, qual è stato l'effetto della pandemia sul tessuto imprenditoriale ed economico di questo vasto territorio tra Valle Peligna e Alto Sangro? Pensiamo al bacino d'utenza, no, della Guardia di Finanza. Certo, la crisi ha determinato delle ripercussioni economiche e sociali importanti su tutto il territorio nazionale e mi viene da dire ancora di più su questo territorio che già peraltro da un po' di tempo è afflitto di una sorta di imprenditorialità un po' statica, quindi è questo anche come sinonimo di quella che adesso è l'incertezza che è legata alle vicissitudini successive che ci saranno a seguito del Covid. Il territorio della circoscrizione di questa compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, ma in generale tutto il bacino della Valle Peligna e dell'Alto Sangro è stato afflitto molto da questo Covid e forse ne hanno risentito di più tutti quei commercianti che hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività e hanno dovuto tenerle abbassate per un po' più di tempo a causa di quelle che erano le restrittezze e le restrittezze stabilite direttamente dai DPCM. Per questi commercianti, per questo tessuto imprenditoriale, sicuramente la crisi è ancora in divenire perché vedremo adesso quali saranno poi i risvolti a distanza di qualche mese e a seguito anche delle varie riaperture. Per quello che è stato nelle nostre corde, quelli che sono stati i nostri interventi sono sempre stati rivolti anche in concomitanza con le altre forze di polizia, quindi mi viene da pensare i carabinieri o la polizia o in generale anche la polizia municipale. Noi già l'anno scorso nel pieno lockdown, ma fino a tutt'oggi, stiamo sempre cercando di monitorare quelli che sono i vari spostamenti e quella che è poi il contrasto all'insorgenza del Covid, quindi di successivi o di possibili contagi. In particolare la nostra attenzione si è rivolta, ma l'attenzione in generale della Guardia di Finanza si è rivolta a tutti quei fenomeni più gravi, più perniciosi, quei fenomeni che legati alla congiuntura economica fossero stati posti in essere da coloro che volevano trarne profitto. Quindi mi viene da pensare a tutti gli operatori commerciali che in danno di coloro che magari onestamente hanno rispettato i divieti, hanno posto in essere, hanno lavorato o hanno messo a rischio la salute dei vari cittadini. In questo specifico contesto, noi come Guardia di Finanza di Sulmona abbiamo attenzionato soprattutto i centri sportivi, abbiamo realizzato tutta una serie di interventi rivolti alle palestre e nello specifico settore abbiamo chiuso quelle palestre che, nonostante i divieti prevedessero la chiusura e effettivamente le stesse fossero apparentemente chiuse, di fatto poi permettevano ai propri clienti, ai propri iscritti di effettuare i vari allenamenti sportivi e questo in danno sicuramente degli operatori onesti, ma soprattutto della salute dei vari cittadini, perché chiaramente l'assembramento in un luogo chiuso, quale poteva essere la palestra,
in un pieno periodo di lockdown favoriva l'insorgenza di possibili contagi. Per tale ragione, nei confronti dei proprietari delle palestre e anche dei soggetti che vi abbiamo trovato all'interno, abbiamo irrogato la sanzione fino a 1000 euro e abbiamo poi proposto al prefetto, che ha accolto, la sanzione accessoria della chiusura dai 5 ai 30 giorni nei confronti di queste palestre, quando poi le stesse sarebbero state autorizzate a riaprire. Ecco, sappiamo che il tessuto imprenditoriale, soprattutto in un momento di emergenza senza precedenti storici, può diventare un terreno fertile anche per perpetrare una serie di reati. Penso a quelli che da sempre la Guardia di Finanza tiene in stretta osservazione: l'usura, l'evasione, ma l'elenco sarebbe infinito. Come è cambiato il paradigma, il profilo di chi delinque, della micro e macro criminalità in tempo di pandemia? Allora, devo dire che la micro e la macro criminalità durante il periodo pandemico non hanno trovato delle battute di arresto, nel senso che il mercato criminale ha sempre operato, ha continuato ad operare, e mi viene anche da dire che per alcuni tratti e relativamente ad alcuni tipi di reati ha anche incrementato la propria attività. Basti pensare ad esempio a quello che può essere il mercato delle sostanze stupefacenti. C'è da dire che durante il periodo pandemico, ma in generale nell'ultimo biennio, questa compagnia ha svolto moltissime attività in materia di contrasto alle sostanze, allo spaccio di sostanze stupefacenti, e basti pensare ai numeri: noi negli ultimi 2 anni abbiamo sequestrato oltre 2 kg di cocaina, 20 kg tra hashish, marijuana, droghe sintetiche. Abbiamo denunciato 32 soggetti e arrestati ulteriori 17 soggetti. E questa, insomma, è la riprova del fatto che il mercato della droga non ha trovato la crisi, non si sono incontrati, e di fatto è anche cresciuto in questo periodo pandemico il rapporto che intercorre tra la percentuale di popolazione che verosimilmente utilizza la sostanza stupefacente e la quantità di sostanza posta in vendita o comunque utilizzata. E gli interventi che noi abbiamo posto in essere sono stati molti, sono stati mirati, e soprattutto in questo momento storico abbiamo cercato di tutelare ancora di più e a 360 gradi la salute di tutti, specie delle fasce più giovani, che ormai sono quelle che con una certa facilità si approcciano al mondo dello stupefacente. In tal senso abbiamo anche perpetrato tutta una serie di attività, specialmente in materia di spesa pubblica, volte a contrastare tutte quelle possibili erogazioni indebitamente percepite e quindi a danno poi dello Stato. Mi viene da pensare a specifici interventi che abbiamo posto in essere relativamente a quelli che erano i protocolli tra il Comune di Sulmona e poi, insomma, relativi a quello che è stato poi il periodo storico del momento, e in tal senso il Comune di Sulmona si è anche impegnato a stare vicino da un punto di vista economico ai soggetti che più di altri magari fossero stati afflitti da quelle che poi sono le conseguenze del Covid-19. In tal senso quindi erano stati erogati tutta una serie di buoni spesa nei confronti di soggetti che teoricamente dovevano averne i requisiti per ottenerli. Nella specie poi è stato abbiamo appurato che 10 di questi soggetti non ne avevano i requisiti e per tale ragione sono stati, insomma, denunciati all'autorità giudiziaria e si sono resi responsabili appunto dell'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, così come previsto dall'articolo 317 ter del codice penale. Insomma, ci siamo impegnati come compagnia di Sulmona, ma in generale come corpo, quindi come Guardia di Finanza, a contrastare tutte quelle ipotesi di violazione a quelle che sono le norme a danno poi del bilancio e locale e in generale dello Stato, in un periodo come quello attuale dove il reimpiego dei fondi statali o comunque dei fondi pubblici può essere una spinta importante per quello che è la ripresa in generale del territorio e poi del paese.
Si apre uno scenario interessante perché solitamente è sempre l'utente, il cittadino che viene attenzionato e monitorato, però è chiaro che il Covid ha spostato la lente della finanza, delle forze dell'ordine anche sugli enti. Ecco, parlavamo dell'erogazione dei buoni spesa, dei benefici. Ci sono altre situazioni che state monitorando sul territorio? Certo, l'attenzione della Guardia di Finanza è sempre molto alta, le attività non si fermano e cerchiamo, appunto, come già lei ha anticipato, di tenere sempre una grande lente di ingrandimento su questi fenomeni, specie adesso che pare appunto che le riaperture abbiano, non dico lasciato alle spalle il Covid, ma comunque stiano dando un respiro, una boccata di ossigeno, una ventata nuova. Quindi è adesso che la nostra attenzione è ancora più pressante, ancora più importante su tutti quei fenomeni che possibilmente potrebbero essere relativi a una percezione indebita di fondi, piuttosto che a ottenimenti di erogazioni particolari, ovvero di altre prestazioni che favoriscono il tessuto economico o il tessuto imprenditoriale. Quindi adesso l'attenzione è ancora più accentuata, lo è stata durante tutto il periodo pandemico, ma ora più che mai dobbiamo tenere le antenne ben drizzate per evitare che appunto si possano perpetrare dei fenomeni di illiceità che vadano poi a danno di quello che è la ripresa del territorio e in generale del paese. Certo, sappiamo che durante la pandemia, in questo anno e mezzo, è cambiato lo stile di vita e, ad esempio, i dispositivi di sicurezza, la mascherina, sono diventati un tutt'uno con la persona. Certo, qualche attività, qualche persona fisica o giuridica, qualcuno ci avrà pure speculato. Ricordiamo anche la vostra recente attività. Quindi quanto questo fenomeno è stato, quale incidenza ha avuto sul territorio? Beh, certo, il Covid ha modificato lo stile di vita di tutti, lo stile di vita, il modo di vivere, di lavorare, di vestirsi, perché appunto, come lei anticipava, la mascherina è diventata un tutt'uno, ormai è quasi strano uscire di casa senza mascherina, al di là del fatto che non è possibile, ma già ti accorgi, non appena chiudi la porta di casa, che se ti manca la mascherina ti manca un pezzo importante. Devo dire che c'è stato qualche operatore commerciale che ha cercato di sfruttare a proprio vantaggio, a proprio profitto, quella che è stata la congiuntura sanitaria del momento. Nello specifico, noi abbiamo posto in essere tutta una serie di attività di polizia giudiziaria volte appunto a verificare se effettivamente i dispositivi di protezione individuale posti in vendita avessero i requisiti previsti dalla legge. Quindi mi viene da pensare a un sequestro di quasi 30.000 mascherine che erano state poste in vendita non nel pieno rispetto di quelli che erano i requisiti. Nello specifico, un soggetto le aveva importate dalla Cina, le aveva poste in vendita come FFP2 quando invece avrebbe dovuto porli in vendita come FFP1. Ora, al di là del profitto economico che lo stesso ne ha tratto, l'attenzione specifica in questo momento storico è sempre ed esclusivamente alla salute dei cittadini, quindi l'attenzione in tal senso è stata ancora di più maggiore per quello che è il rispetto, la tutela della salute del consumatore finale. E in quello specifico intervento, a seguito poi di perquisizione, i militari di questo reparto hanno sequestrato le mascherine ancora nella disponibilità del soggetto e lo hanno denunciato per frode in commercio e per la vendita di prodotti che recavano segni mendaci. Quindi ancora di più questo è il momento in cui la Guardia di Finanza attenzione a tutti quei fenomeni di violazione alle norme che possano ledere gli operatori commerciali, economici, onesti, ma soprattutto la salute del consumatore finale. Per chiudere, abbiamo visto quali sono i fenomeni, possiamo definirli così, osservati speciali, dalla lotta insomma a questi reati che vengono perpetrati in ambito strettamente economico, al mercato della droga che con questo spaventoso report ha avuto il suo movimento in città e sul territorio. Sappiamo che forse manca nell'immaginario collettivo, soprattutto a Sulmona, una sorta di cultura della prevenzione. Ecco, quanto sta investendo in tal senso la finanza per prevenire questi fenomeni? La finanza annualmente a 365 giorni l'anno investe
in questa prevenzione, investe soprattutto nei periodi scolastici. Adesso questi 2 anni sono stati difficili perché chiaramente con la didattica a distanza è stato anche difficile incontrare i più giovani, però nella normalità delle situazioni annualmente la Guardia di Finanza si impegna ad andare nelle scuole a raccontare ai più giovani qual è effettivamente il mercato della droga e quali sono poi le conseguenze che questo mercato determina da un punto di vista di microeconomia, macroeconomia, di microcriminalità e soprattutto di macrocriminalità. E poi chiaramente alla fine, ma non perché meno importante, i danni che determina per la salute, ecco, dell'assuntore. Noi come Guardia di Finanza e soprattutto da un punto di vista locale, adesso che le scuole sono, in questi 2 anni che le scuole sono state chiuse, ci siamo molto impegnati nella prevenzione, cercando di soprattutto far conoscere quelli che sono stati i nostri interventi nello specifico settore. Abbiamo sequestrato piantagioni di marijuana, quasi 13 kg di marijuana che avrebbero portato allo spacciatore quasi 125.000 euro, ma forse il danno più alto sono le dosi che questo spacciatore avrebbe potuto ottenere dalla sostanza, quindi quasi 95.000 dosi, che significano 95 ipotetici assuntori, 95.000 ipotetici assuntori che mettono a rischio la propria salute con qualcosa che sicuramente non ne vale la pena. In questo senso noi ci impegniamo sempre come Guardia di Finanza in generale, ma soprattutto noi qui della Compagnia di Sulmona, ad attenzionare questo mercato veramente triste della droga, perché la salute dei cittadini, ma soprattutto dei più giovani, è la tutela della salute, è l'obiettivo principale del corpo. Quello che noi cerchiamo di fare è chiaramente contrastare tutte quelle forme di spaccio di sostanza stupefacente che ledono poi chiaramente la salute dei più giovani e non solo dei più giovani. In questo senso gli interventi sono stati tanti, il sequestro della piantagione, da ultimo i 450 grammi trovati in un casolare abbandonato, o specifici interventi che facciamo nell'ambito di quelli che poi sono i canali di transito tra la Marsica e il territorio sulmonese. Quindi in questo senso attenzioniamo soprattutto i movimenti in entrata e in uscita dal territorio della Valle Peligna, e in queste specifiche attività mi viene da pensare, da ultimo abbiamo arrestato 3 soggetti che avevano al seguito sostanza stupefacente. Non in grande quantitativo, ma sicuramente la stavano chiaramente ponendo in vendita, la stavano spacciando perché sono stati trovati a seguito contante per oltre 2.000 euro in piccole banconote, in banconote di piccolo taglio. Questo è chiaramente il sinonimo di quello che è poi l'attività di spaccio. Per cui la nostra attenzione non si ferma, siamo sempre veramente con la lente di ingrandimento puntata su questo fenomeno, nella speranza che la nostra attività di prevenzione, ma soprattutto di contrasto, possa poi giovare al territorio e sicuramente al cittadino.